intanto tredicesimo gol, se non erro è il massimo per te in Serie C, giusto? Sì, sì, ho fatto 13 a Pistoia, quindi speriamo di superarlo con un altro gollettino. Allora, ti facciamo i complimenti, ti facciamo Franco. Pronti via, primo quarto d'ora, hai avuto due nitide palle gol, ti chiedo se potevi fare di più tu o se è stato bravo Lanni. No, la prima potevo fare di più, ho provato a incrociare, l'ho presa male la palla. Capita purtroppo. La seconda mi sono trovato il portiere a braccia aperte subito, vicinissimo a me, ho provato a darle il piattone, ma vabbè, l'ha parato pure quello. Meno male, poi mi sono fatto perdonare, spero. Con una palla di Clemenza strepitosa. No, strepitosa. L'ho visto, mi ha messo una palla proprio da dire fai gol tu. Che cosa avevi fatto alle costole, Franco? Ho preso un brutto colpo. Non... Ma quando? L'ho preso un po' fuori dalla partita. Fermo? Sto facendo un po' di confusione con Lentella, sì. Poi a Fermo ho giocato con infiltrazione, ho giocato, l'altro giorno mi sono svegliato, stavo nel triplo di peggio, quindi niente, ho dovuto fermare per un po', però mi sono recuperato, sto bene, quindi è la cosa importante. A proposito di Fermo, sono passati tanti giorni, ma l'avevi presa con la spalla o col braccio? Secondo me metà-metà, però io penso che l'ho presa più con la spalla che col braccio, purtroppo l'arbitro ha deciso così e... Non lo meritavamo, visto che la partita aveva finita 30 secondi prima, che aveva pure fischiato. Però dobbiamo andare avanti, fare le prestazioni come oggi, che si è visto una bella squadra. Domande perché Ferrari l'auricolare, Massimo e Fabio. Fabio Ferraresi. No, ma io sono un tuo estimatore e quindi la domanda che ti faccio è più che altro una provocazione, nel senso che essere messo in discussione dopo un giorno d'andata importante come quello che hai fatto e i gol comunque che stai dimostrando ancora di saper fare, il dualismo a volte può creare un po' di malumore, un po' di malessere, però vedo che tu sei un ragazzo che comunque l'ha presa nel modo giusto e quindi ti faccio i complimenti, perché non è semplice quando comunque fai bene essere messo in discussione, anche se è arrivato un giocatore importante che ha delle qualità, però ti faccio i complimenti perché oggi hai dimostrato che ci sei, che sei sul pezzo. Grazie mille complimenti. Come hai detto te, per me non c'è questo duelismo, si dice, no? Perché ti dico, Cerni è una persona bravissima, si è visto dal primo giorno che lo abbiamo integrato subito, è bello avere giocatori come lui che da non più alla rossa. Quindi è una cosa bella che esce uno tra l'altro e c'è lo stesso livello. Quindi ti dico, come ho detto sempre, quando non mi toccava giocare o quando gioco, basta che la squadra vada bene, si vede che sta bene, che stiamo bene. Quindi quello è l'importante. E grazie per i complimenti ancora.